Vorrei che mi spiegaste qual è la differenza tra Consiglio europeo, Consiglio dei ministri e Consiglio d'Europa. Esattamente, tra la precisione di precisione no, però sicuramente ci saranno Consiglio europeo, ma detto poi Consiglio. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri è sicuramente il Consiglio soltanto dei ministri degli esteri, penso. Ma immagino che sarà il Consiglio dove ci sono i parlamentari europei a Bruxelles. Europa, non lo so. Il Consiglio europeo è penso il Consiglio europeo e il Parlamento dovrebbe essere. Europeo dove si uniscono tutti a Bruxelles con tutti i capi mondiali? No, mi dispiace. Oddio. Non so esattamente perché sono lì. È proprio una domanda fatta a porta. Ha preso in castagna. Bene. Il Consiglio d'Europa ci fanno parte. Ah no, il Consiglio d'Europa ci fanno parte i capi del governo. Beh, sono sempre tre parole nello stesso modo, penso. Consiglio. Sono delle riunioni, una diversa dalle altre, penso. Questa domanda non si porrebbe se ci fosse stata un po' più di lungimiranza nel momento in cui queste istituzioni sono state create e denominate. Questa mancanza di fantasia ha portato ad avere tre istituzioni con nomi molto simili, ma con ruoli, funzioni e composizione molto diverse. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale, con sede a Strasburgo, che ha come scopo la promozione dei diritti umani e della democrazia in Europa. È un'organizzazione che ha 47 membri, 28 dei quali fanno parte dell'Unione Europea, dunque tutti gli stati dell'Unione Europea fanno parte del Consiglio d'Europa, ma il Consiglio d'Europa non è un'istituzione europea. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione Europea. Il ruolo del Consiglio europeo è quello di definire le priorità politiche dell'Unione Europea e di definire anche le priorità della politica estera dell'Unione Europea. Il Consiglio dell'Unione Europea, al contrario, non è composto dai capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione Europea, ma dai ministri. Dunque si riunisce in 10 formazioni diverse, 10 consigli, che raggruppano i ministri dei paesi dell'Unione Europea. I paesi dell'Unione Europea si alternano nella direzione della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea su base semestrale. Chiarezza tra Consiglio europeo, Consiglio d'Europa, Consiglio dell'Unione Europea, che è diciamo un po' la base, che le parole sono importanti, capire ciò di cui stiamo parlando è fondamentale per iniziare questo nostro percorso di domande dei cittadini su cos'è e come funziona l'Unione Europea. Questo è soltanto il primo numero, che arriveranno presto altri, sempre con domande presentate da cittadini e con qualche risposta raccolta tra i cittadini, ma poi sempre un esperto che ci dirà con precisione di cosa stiamo parlando e di come stanno le cose.